Adriana Volpe torna da Giancarlo Magalli ai fatti vostri. Il conduttore, dopo la lite, trema. Sarebbe più che confermata la notizia sulla chiusura del programma di Rai 2 Mezzogiorno in Famiglia, come anticipato qualche giorno fa da TV Blog, Andy Irar. Adriana Volpe ora che farà? Tornerà mai ai fatti vostri? Secondo il settimanale Oggi, la conduttrice, qualora dovesse mai chiudere il programma in cui ora lavora, potrebbe tornare a fare coppia con Giancarlo Magalli nel programma di attualità e cultura in onda ogni giorno su Rai 2. Il ritorno della Volpe potrebbe davvero preoccupare Giancarlo Magalli, che dopo diversi battibecchi con la collega e una antipatia marcata, potrebbe riaverla al suo fianco. A Viale Mazzini si vocifera, svela il settimanale, che Magalli sia addirittura terrorizzato dal possibile ritorno di Adriana Volpe. Ma se la conduttrice dovesse approdare ad un nuovo programma anziché tornare ai fatti vostri? Per ora non abbiamo conferme sulle decisioni della Rai, ma davvero Mezzogiorno in Famiglia è sparito dai palinsesti della prossima stagione. Staremo a vedere cosa succederà. Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, la lite che ha fatto parlare. Sono state davvero tante le frecciatine che Adriana Volpe ha inviato a Giancarlo Magalli. Le loro liti ai fatti vostri hanno lasciato il segno nella storia della TV. Quando approdò a Mezzogiorno in Famiglia con Massimiliano Osini ha commentato così il nuovo collega: vi accorgerete facilmente di un sottile riferimento all'ex collega, avrò accanto un conduttore bravo, che stimo, giovane, bello come il sole. Sarà meraviglioso entrare in quello studio con lui accanto. La stoccata a Magalli è qui forte e chiara. Dopo diverse dichiarazioni rilasciate dopo la lite famosa, Magalli ha chiesto anche scusa alla Volpe, ma il loro rapporto non si è di certo risanato. Adriana Volpe, le ultime parole su Magalli e Timperi. Intervenuta a Detto Fatto, Adriana Volpe ha risposto ad alcune curiosità di Giovanni Ciacci su Magalli. Tra i due sembra esserci ancora un po' di risentimento. Tanto che la Volpe ha risposto così alla domanda di Giovanni Ciacci, e che riguardava proprio l'ex collega: cosa avrei fatto se lo avessi incontrato? Lo avrei salutato. Sono sempre una signora, io. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.